Dottore Gioffre, allora, Aspi Reggio di Calabria oggi partecipa a, questo centenario di un ospedale che ha una storia non solo di 100 anni ma addirittura anche più dei 100 anni, perché abbiamo anche documenti del 1913 per esempio, quindi siamo già a 102 anni. Quindi 100 anni passa di storia, un ospedale però che è completamente in decadenza, sguarnito di molti reparti e funzioni. Oggi celebriamo un pezzo di civiltà costituzionale, possiamo dire. Gli ospedali sono gli ospedali cittadini come questo, garantivano il perfetto controllo sanitario della popolazione. Poi sono arrivati altri modelli negli ultimi periodi, altri modelli di pensare che la sanità non deve essere al servizio della gente, ma deve essere condizionata dalle borse o da altre cose. I risultati sono quello che noi vediamo, un ospedale importantissimo storicamente come è stato quello di Melito Porto Salvo, che nel corso del secolo è stata una presenza attiva e fondamentale nella salvaguardia del benessere della popolazione. Ricordiamo questo ospedale, però io vorrei che non fosse un momento di tristezza questo, perché il ricordo dei fasti passati sono momenti di tristezza per dire come eravamo e come siamo. È un ospedale che, diciamo, inesorabilmente col piano di rientro è stato ridotto al lumicino, c'è poco o nulla di sanità, quantomeno cerchiamo di salvaguardare quello che è rimasto, quantomeno tenendo conto che in una regione che è già povera di per sé, se noi ancora di più riduciamo sul territorio e i presidi ospedalieri, condanniamo sicuramente la gente non solo a non curarsi, ma la differenziamo rispetto alla popolazione nazionale, e questo va contro la Costituzione. Questo è il... Con tutte le difficoltà che ci sono in questa ASP di Reggio di Calabria, leggiamo e vediamo quotidianamente, insomma, anche le difficoltà che lei stesso incontra anche per il deficit di bilancio e per diciamo i guai che ha trovato. Come pensa di poter in ogni caso far risalire la china a ospedali tipo questo, che addirittura ancora sono solo con un'ambulanza, con i riuniti a 32 km di distanza, insomma? Quindi qui ora arriva l'estate, c'è un'emergenza estiva perché la popolazione di quest'area si raddoppia addirittura. Guardi, teniamo conto di questo, il piano di rientro dal 2010 ma anche prima, la prima cosa che ha causato è che vi è stato un salto di generazione di professionisti, cioè qua non si fanno assunzioni, si può dire, da 15 anni, quindi una generazione di medici, infermieri, operatori della sanità, di strumentari è cessata, non c'è stata più. Allora, la prima cosa che noi abbiamo chiesto al commissario l'altro giorno, l'incontro che ho avuto col commissario al piano di rientro, ho chiesto che lui riaprisse quello che, con una, diciamo, frase non consona la cosa, i cordoni delle assunzioni, perché sì, mi portano che noi qui abbiamo 3.000 operatori, un conto, però non si tiene conto che gran parte di questi sono gente che ormai ha tutte delle limitazioni, 25% di limitazione nel campo dei medici, degli operatori sanitari e anche nella normale. Allora, qua vanno sicuramente affrontate queste tematiche. E il commissario Scura mi ha detto che logicamente, in una valutazione attenta in cui noi dimostriamo che la popolazione sanitaria, medici, è sicuramente deficitaria, perché sono venuti meno, no? perché poi c'è la questione che vanno dicendo, che poi sono tutta propaganda, quella che sono, non so dove sono messi, e cose che a me non mi riguardano. Io devo pensare, io ho fatto un piano, gliel'ho portato, gliel'ho detto, devo dire tu mi devi dare perché alcuni ospedali stanno chiudendo e non riesco a reggerla. Lui mi ha detto che valuterà, logicamente teniamo presente che l'ASP di Reggio Calabria ha una situazione contabile che è la più disastrata d'Europa, per cui questo fatto non è solo che è un fatto di contabilità, di vedere, questa cosa si ripercuote poi sugli interventi sulla sanità, sulla popolazione, perché se da qualche parte mancano soldi, sono mancati, si sono fatte altre operazioni, poi questo fatto ha impedito che io potessi avere, abbiamo comprato 5 autoambulanze
ultimamente. Ma uno arriverà a merito, ecco perché qui la distribuzione, dire, guarda, sono io per mia tutti quelli che sono venuti qua hanno promesso un'ambulanza da 5-6 anni. Abbiamo, 15 giorni fa li abbiamo fatti. Io per mia cosa, io ho rispetto di quelli che sono i livelli nell'ASP. Io prendo sempre cose, pareri di chi ha funzione di sapere queste cose. Come loro li hanno distribuiti in base al territorio e in base alle esigenze, questo va. Quindi se ci sono deficit qui sicuramente arriverà anche qui una ambulanza. Ma il problema non è questo, il problema essenzialmente è che bisogna cambiare la filosofia di pensare che in Calabria noi non possiamo essere il terminale di tutti i mali di questa Italia, insomma. E ci devono aiutare, perché qua non vogliamo la pietà di nessuno, ma nemmeno la miseria di tutti, ha capito? Questo è la realtà. Grazie.